cosa, vogliamo ringraziare i coordinatori del corso che ci hanno invitato a tenere questa comunicazione. Abbiamo accolto veramente con piacere questo invito perché anche per noi diventa un momento di confronto, ma soprattutto perché il laboratorio rurale presenta dei temi a noi molto cari e in qualche modo ci dà anche speranza perché fa sì che l'università porti di nuovo l'architettura ad occuparsi di questa dimensione più umana e che in qualche modo quando l'architetto comincia la sua professione sicuramente si troverà a scontrarsi con queste tematiche e a rapportarsi con questa scala. Oltre al fatto che appunto si va a relazionarsi con i luoghi che ci stanno attorno, luoghi che sicuramente hanno una valenza storica, paesaggistica e culturale molto importante. Io avvierei la presentazione, quindi un attimo che condivido lo schermo, se mi permettete. Sì, un piccolo appunto di procedura per i ragazzi. Adesso praticamente i DALS inizieranno a raccontarci i loro progetti. Alla fine, in qualche modo, creeremo uno spazio finale per un piccolo dibattito, domande, dove appunto potete interagire appunto attraverso c'è proprio il pulsante apposito di domande e risposte. Proveremo un po' quindi a chi ha intenzione di fare domande, magari appunto se le segna, se le scrive, poi avvieremo questo dibattito finale. Solo questo piccolo appunto. Quindi, Fra, se vuoi far partire. Ora vi condividiamo la presentazione. Ragazzi, vi invitiamo ovviamente a partecipare con domande. È una formula abbastanza semplice, per cui basta digitare, noi possiamo leggere, non compaiono nella diretta, però noi possiamo leggerle, sia noi che i DALS possono leggere le domande, quindi c'è una piena interazione. Prego, ragazzi. Ok, si vede la presentazione? Sembra di Si sì. vede. Ok, allora non ci siamo ancora presentati, siamo Giorgia Hermes dello studio DALS Architettura. Abbiamo sede nella pedemontana pordenonese e proprio il nostro studio è situato in un comune di 5.000 abitanti alle pendici delle Prealpi Carniche. Ci confrontiamo quindi con un territorio un po' particolare perché se a sud il territorio è un territorio rurale, pianeggiante, immediatamente a nord ci scontriamo con la verticalità della montagna. È proprio particolare perché non c'è un paesaggio di mezzo, quindi la nostra vista spazia proprio dalla pianura alla montagna. Perché DALS? I DALS sono dei barattoli in legno e abbiamo ricercato questo nome per identificare il nostro studio all'inizio della nostra carriera, attività professionale. Cercavamo quindi un elemento nell'architettura rurale del nostro contesto che potesse identificarci. Innanzitutto la parola DALS è una parola che ci piaceva il suono, questo suono tagliente, ma l'aspetto fondamentale è appunto il fatto che secondo noi, a nostro avviso, questi elementi architettonici in qualche modo rappresentano il nostro modo di fare architettura, cioè un'architettura lineare, pulita e fatta di pochi elementi. Inoltre i DALS non avevano una funzione di decorazione dell'architettura, anzi, avevano una funzione funzionale di sostentamento per chi abitava queste case. Infatti, venivano utilizzati per stendere i prodotti della terra da essiccare e quindi far sì che queste famiglie che abitavano in ambito montano, perché appunto non ho detto, ma questi DALS caratterizzano le facciate degli edifici del borgo di Andrei, su un borgo montano non distante dal nostro studio, e quindi potevano avere approvvigionamento di cibo lungo tutto l'anno.
E quindi questa immagine che appunto l'architettura nutre, si prende cura di chi la abita, è un'idea che noi teniamo sempre presente quando progettiamo. Il nostro studio si occupa di architettura a diverse scale. Il tema della casa, dell'abitare è sicuramente un tema a noi molto caro, è quello che ci affascina, però per esempio in questo periodo ci stiamo occupando del progetto di rivitalizzazione di opere militari fortificate costruite nel periodo della Guerra Fredda. E quindi ci andiamo a scontrare sia con la preesistenza, quindi con opere di particolare valenza architettonica, ma anche con il paesaggio, perché appunto sono situate in un punto strategico, in un colle che affaccia sul fiume Tagliamento, fiume che non so se conoscete, ma è veramente un alveo molto grande ed è quel fiume che caratterizza proprio la nostra regione. Oltre a quindi una professione più diciamo ordinaria, ci siamo approcciati alla tecnica dell'autocostruzione già una volta laureati. Qui vediamo un'immagine significativa, perché autocostruzione significa proprio passare dalla fase di concept e progettuale alla realizzazione. Questa pratica ci ha convinti fin da subito per essere utilizzata come metodologia al fine di poter rivitalizzare dei luoghi attraverso che cosa? L'impiego di poche risorse, di poco tempo e utilizzando un linguaggio di architettura contemporanea. Questo perché ci troviamo in un territorio in cui l'architettura contemporanea fa fatica ad emergere e quindi ritenevamo che era importante cominciare a dare un segnale e dare questo segnale attraverso queste autocostruzioni, attraverso l'architettura contemporanea, cominciare a valorizzare un piccolo luogo e far sì che poi questo diventasse un seme che contaminasse poi un ambito più ampio. Come organizziamo questi workshop? Solitamente ci approcciamo a degli enti o delle associazioni locali che intendono far parte di questa pratica e che hanno in testa la volontà di appunto valorizzare un sito specifico. Quindi ci confrontiamo. Conosciamo, quindi facciamo una ricerca conoscitiva di quel luogo specifico, individuiamo dei temi che poi verranno proposti durante il workshop. Come selezioniamo i partecipanti? Creiamo una call aperta a tutti a livello nazionale, viene rivolta soprattutto a studenti di architettura, giovani professionisti e neolaureati, quindi tutti i ragazzi giovani. E li selezioniamo attraverso un portfolio che viene richiesto proprio nella call. I partecipanti poi sono invitati per 5 giorni nel luogo in cui avverrà il workshop e già dal primo giorno, dopo aver conosciuto e scoperto il luogo in cui si andrà a operare, dopo avergli illustrato quale sarà il tema da affrontare, si parte subito con la progettazione. Non si può utilizzare il computer, quindi ci troviamo tutti seduti attorno ad un tavolo e comincia il confronto. Un confronto che è sempre stato molto costruttivo e amichevole, ma anche ricco di spunti, perché si è portati ognuno a dire un po' a raccontare un po' qual è la sua suggestione. Alla fine della giornata, quindi, si arriva a definire un concept. Che va a indagare, quindi va a risolvere quelle problematiche, oppure dà una risposta al tema che noi abbiamo dato all'inizio della giornata, ma già da subito si comincia a pensare a quelli che possono essere i dettagli costruttivi e all'organizzazione poi delle fasi realizzative dei giorni dopo, perché appunto ricordo che l'opera deve essere realizzata nei successivi 3 giorni e mezzo, perché poi l'ultimo giorno è dedicato alla presentazione pubblica dell'opera realizzata.
diventano momenti importanti. Non solo perché si parla di architettura, ma diventa un momento anche di convivialità, quindi la sera dopo aver lavorato tutto il giorno è anche bello e piacevole trovarsi, scambiare le proprie esperienze, perché ricordo appunto i ragazzi vengono da tutta Italia e quindi diventa anche uno stimolo, no, di conoscere cosa avviene un po' anche in città e paesi diversi. Però alla fine del workshop, secondo noi, ai partecipanti rimane un segno importante perché appunto ci si sporca con la materia, noi utilizziamo prevalentemente il legno e come vedete gli attrezzi sono attrezzi base, da attrezzi a batteria, attrezzi manuali, perché ci troviamo spesso a lavorare in condizioni un po' isolate, quindi non abbiamo la possibilità di avere attrezzature sofisticate perché non c'è la corrente elettrica. E quindi il fatto di dover progettare già in funzione dell'obiettivo, quello di realizzare l'opera, permette al partecipante anche per il suo futuro di capire che è importante quando si progetta già avere in testa come deve essere realizzata quell'opera, perché appunto questo gli permette alla fine del processo di non dover scendere a compromessi con chi poi sarà in quel caso, quando si fa la professione, a dover realizzare l'opera stessa. Ho detto manca qualcosa? No. Allora, vorrei adesso passare la parola ad Hermes che comincia ad illustrare i nostri progetti più nello specifico. Ho fatto questa doverosa premessa, ma in realtà il primo progetto non è frutto di un workshop, ma di una collaborazione con dei compagni di università, quindi una volta laureati con questi compagni che poi sono diventati amici, abbiamo deciso di affiancare un'associazione locale proprio del comune dove noi abbiamo lo studio, la quale aveva appena realizzato un percorso storico-naturalistico lungo il canale di adduzione dell'ex centrale idroelettrica di Magnesio. E quindi abbiamo voluto insieme a loro costruire e andare a completare quello che era il percorso. Ok, lascio la parola a Ernest. Bene, vedremo quindi vi illustreremo quindi il primo lavoro, frutto appunto della collaborazione con alcuni ex colleghi di università, tra i quali Luca, un vostro conterraneo. Questo lavoro che si è sviluppato per un periodo abbastanza lungo, come potete vedere, circa 2 anni, perché appunto affiancando l'associazione che operava in quel contesto con dei volontari, ovviamente dedicava il proprio tempo libero, e quindi questo ha richiesto un tempo di realizzazione più che di progettazione delle opere abbastanza lungo. Però questo è stato un tema comunque interessante, perché ha permesso nel tempo di veder crescere e di veder arricchire questo percorso con le varie installazioni. Ci troviamo quindi a Magnisio, che è una frazione del comune in cui abbiamo lo studio. E qui c'è la presenza di una centrale idroelettrica realizzata tra 1900 e 1905, realizzata su intuizione dell'ingegner Zenari della società Cellina, che intuì la possibilità di imbrigliare parte dell'acqua del torrente Cellina lungo un canale artificiale che appunto sarà poi oggetto, come vedremo, è stato oggetto del nostro intervento, e di portare appunto l'acqua attraverso questo canale alla centrale idroelettrica. Questo canale si compone di due porzioni: una porzione a monte, diciamo, quindi lungo la fora del Cellina, che è un ambiente naturale di assoluto pregio, che rientra all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, e una seconda porzione di canale si sviluppa appunto sopra l'abitato, sopra l'area del nostro studio, e questi due tronconi, diciamo, sono collegati da una galleria canale che si sviluppa per circa 1 chilometro sotto la montagna, e appunto mette in collegamento queste due porzioni di canale e questa montagna appunto che divide l'ambito montano dall'ambito appunto della pianura.
Torrente Cellina forma, giusto per darmi anche una collocazione geografica, forma assieme al torrente Meduna, si uniscono, scusate, si uniscono, convergono nella bassa pianura pordenonese e vanno a formare una V, ed è la V visibile, la famosa V visibile dal satellite, e che sicuramente avrete notato o noterete sicuramente da questa sera nelle carte delle previsioni meteo. Infatti si vede in Friuli, si vede questa V, no? E noi ci collochiamo proprio lì. Questo canale viene realizzato, è stato realizzato completamente in pietra. Qui vediamo una foto del cantiere, quindi si può percepire da qui che questa infrastruttura, insomma, ha creato una modifica importante della montagna, no? Con questo taglio, con questo scavo. Però d'altra parte questo fa parte del gioco, quando si interviene in un contesto, il contesto viene modificato con più o meno coerenza, però secondo noi in questo caso, come vedremo, l'intervento è stato realizzato con grande attenzione per il contesto. Questa seconda immagine rappresenta il manufatto del canale ultimato. Come dicevo prima, un manufatto in pietra, funziona così: da un lato la sponda è garantita dal costone della montagna, mentre dall'altro lato è appunto realizzato questo muraglione in pietra. E questo muraglione è inframmezzato da una serie di contrafforti che si vedono, che hanno la funzione appunto di contenere la spinta della pressione dell'acqua. La sezione del canale ha attualmente una sezione di 4 metri per 3 metri e mezzo, quindi capite che la portata dell'acqua, insomma, era notevole. Vediamo a sinistra, sotto il costone, quel punto lì, vediamo un piccolo arco in pietra, e questo rappresenta un ponte canale, ce ne sono 5 lungo tutto il tracciato, e aveva la funzione appunto di permettere a dei ruscelli secondari, dei rii secondari, di poter, che vengono alimentati durante le piene, durante le forti piogge, scusate, permettevano la defluizione delle acque. Chiaramente, essendo un'opera idraulica, potevano convogliare all'interno questi rii, potevano intubarli. In realtà hanno lasciato che questi elementi potessero mantenere la loro conformazione originaria. E questo è un tema, come dicevo prima, secondo me importante, perché identifica, denota una certa sensibilità, magari dettata anche da aspetti funzionali, ma comunque una certa sensibilità nei confronti del contesto. Vediamo questa infrastruttura appunto che si sviluppa a seguire l'orografia, no? Della montagna, un po' in controtendenza magari a quello che accade oggi nelle grandi infrastrutture. Bisogna andare da A a B, si traccia una linea retta e quello che succede, succede. In questo caso, insomma, c'è un'integrazione secondo me interessante. Questo è uno schioratore, adesso vi mostriamo alcune immagini del percorso. Questo è uno schioratore che di fatto è una sorta di troppopieno. Il canale, diciamo, si sviluppa dietro a monte dell'alzata della gradinata più in alto. Quando in centrale dovevano eseguire delle manutenzioni, le turbine chiudevano delle grandi paratie e l'acqua scaricava lungo questo sfioratore attraverso un canale secondario. Ecco, qui si vede in funzione appunto lo sfioratore. Questa foto è stata scattata fine anni 80, quindi una delle ultime volte che lo sfioratore è entrato in funzione, perché poi la centrale è stata chiusa all'inizio degli anni 90. Torno un attimo indietro. Questo sfioratore, giusto per avere le dimensioni, ogni singola gradinata alzata, diciamo, gradinata a un'altezza di 2 metri, giusto per avere la dimensione, e troviamo in quest'opera, ma in tutto il manufatto in sé, dei dettagli costruttivi e una capacità manuale di lavorare la pietra veramente eccezionale, straordinaria. E questo è un'ulteriore suggestione che ci affascina ogni volta che percorriamo quel tracciato, perché pur essendo un'infrastruttura che aveva un carattere prettamente funzionale, in realtà è stata arricchita, è stata dotata di tutta una serie di dettagli che la rendono affascinante sotto il profilo architettonico e della cura della ricerca del dettaglio.
Qui vediamo un'immagine storica della centrale che rappresenta un importante edificio di architettura industriale, è entrato a far parte dei siti di architettura industriale, archeologia industriale, scusate, a livello internazionale. Vediamo sopra la copertura della centrale la spina definita dal canale. Ecco, la vediamo lì. In alto a sinistra il frontone in pietra con gli archi della vasca di carico, dal quale partivano le condotte forzate che portavano l'acqua alle turbine. Accanto alle condotte forzate vediamo una fascia bianca, un po' costolata, che rappresenta, come vedremo dopo, una rampa, che permetteva di rompere. Diciamo così, di alleggerire il dislivello, la salita agli operai che raggiungevano la vasca di carico per eseguire, le manutenzioni. La centrale viene dismessa, come dicevo prima, inizio anni 90, per motivi legati ovviamente all'obsolescenza della tecnologia. Viene successivamente acquistata dal comune, che la trasforma in un museo, della scienza. Mentre l'infrastruttura del canale rimane di proprietà dell'ente che gestiva la centrale fino appunto agli anni 90. Il canale è stato dismesso, l'infrastruttura è stata dismessa, quindi la vegetazione giustamente ha ripreso i propri spazi perché non venivano più realizzate le manutenzioni. Quindi la natura si prende giustamente i propri spazi, non possiamo chiamarlo degrado perché è l'evoluzione naturale delle cose, però insomma in alcune situazioni questo rischiava di compromettere la struttura storica del manufatto. Per cui un'associazione locale decise di prendersi cura di questo luogo, in coordinamento ovviamente con l'ente proprietario, e iniziò un'importante opera di pulizia per realizzare, come accennava prima Giorgia, un percorso storico-naturalistico. All'interno di una parte del canale vi è ancora la presenza di 20-30 centimetri d'acqua, grazie a una sorgente che si trova all'interno della galleria, che, come dicevo prima, collega le due porzioni di canale. E quindi si è creato un habitat interessante sia dal punto di vista naturale, dal punto di vista appunto vegetale, ma anche animale. E qui questa foto satellitare mostra quello che diceva prima Giorgio, che sembra un'immagine piatta, no? In realtà vediamo la parte della campagna che arriva dal borgo e la fascia boschiva che va a delimitare proprio lo sviluppo da lì della montagna, della pendenza. Qui notiamo la galleria canale, abbiamo evidenziato alcuni punti, il bacino di calma, e poi vedremo cos'è, è lo sfioratore di cui abbiamo parlato prima, la vasca di carico, le condotte forzate e poi l'ex centrale idroelettrica. Dicevo un'immagine che sembra piatta, in realtà prima parlavo dell'infrastruttura del canale che segue la morfologia e vediamo infatti la linea bianca al centro, all'interno del bosco, che va a distribuirsi seguendo la conformazione della collina. Questa è una foto di un paio di anni fa, vediamo scattata circa dallo stesso punto in cui vedevamo prima le foto di cantiere, e vediamo come questa infrastruttura si integra, a nostro avviso, in modo straordinario con il contesto, con l'area boschiva. Una carrellata di alcune foto che rappresentavano la situazione prima del nostro intervento. Qui vediamo l'ambito, quindi la partenza, no, di quella che sarebbe diventata poi la partenza del percorso, l'ambito della galleria. Questa è una foto scattata lì nella stessa zona da sopra il muraglione e qui notiamo questi parapetti discutibili che sono stati posati dall'ente proprietario ovviamente per mettere in sicurezza il percorso. Questa è l'uscita della galleria, il frontone in pietra della galleria. Qui fa una curva e il canale a questo punto piega, curva, e qui vediamo
discorso di cui l'aspetto che dicevamo prima dei contrafforti, no? Che vanno a sostenere, a dare spinta al muraglione e dall'altro lato la sponda a ridosso della montagna, della collina. Questo è l'ambito del bacino di calma, era una sorta di, diciamo così, di lago, un laghetto artificiale che si trovava a metà percorso. Immaginate quando la centrale era in funzione, l'acqua arrivava a sfiorare questo bordo pavimentato, quindi parliamo di almeno 4 metri e mezzo, 5 metri di acqua, e questo elemento aveva una funzione particolare perché nel punto in cui il canale entra nel bacino, lì cambiano, c'è un gioco di pendenze sul fondale del canale, e questo permette di aumentare la pressione, di creare dei vortici, e l'acqua sedimentava a terra, sedimentare in questo bacino la sabbia e i detriti affinché arrivasse il più pulita possibile alle turbine. Chiaramente poi c'era la necessità di svuotare questo canale, e un signore qui del paese si inventò una macchina molto strana per dragare, per estrarre la sabbia da questo bacino. Le ultime, dismessa la centrale, il bacino non è più stato ripulito, quindi alcuni detriti sono rimasti sul fondo, e questo ha permesso la crescita, lo sviluppo di queste alberature. Questa è una foto dello sfioratore vista dal lato opposto rispetto a prima. Vediamo come la base, no, il fondale di queste singole gradinate ha una forma, ha una sezione circolare, arrotondata, al fine appunto di rompere, no, di limitare l'impatto della pressione dell'acqua, perché nel momento in cui lo sfioratore era in funzione, la portata d'acqua, i metri cubi d'acqua che scendevano, la portata era notevole. Ecco, il percorso si sviluppa con due modalità, diciamo. Una si rivolge lungo il canale, appunto messo in sicurezza, come abbiamo visto prima. L'altra, per motivi diciamo organizzativi ed economici, l'ente proprietario non ha posato, ma direi anche per fortuna, la palificata in ferro che abbiamo visto prima, per cui il percorso cambia direzione. Vediamo questa immagine, si sviluppa di sotto del muraglione, di sotto del canale. E questo è un tema interessante, perché permette di rapportarsi sia con il manufatto storico che con il paesaggio da due punti di vista diversi, no? Prima dall'alto, poi dal basso, e questo permette di cogliere anche alcuni dettagli particolari, differenziati da un diverso punto di vista, da una diversa proporzione. Questa è la rampa di cui accennavo prima, l'insieme, il sistema di rampe di cui vi accennavo prima. Anche questa è un'opera incredibile, molto affascinante, interessante, realizzata in pietra, e questo susseguirsi di rampe appunto permetteva di ridurre, di semplificare la salita di un dislivello di circa 60-70 metri per poter raggiungere la vasca di carico e effettuare le manutenzioni. Questa è la vasca di carico, siamo sopra la vasca di carico. Sotto questa pavimentazione ci sono appunto delle ampie vasche che raccoglievano l'acqua che arrivava dal canale, poi da lì entrava le forzate che vediamo qui ad alimentare le turbine della centrale. E questa è la centrale come si presenta oggi, quindi abbiamo l'edificio centrale. La vasca delle condotte forzate, in alto la vasca di carico. Questo è l'interno della centrale, che si presenta, cioè non è stato alterato l'interno, quindi si presenta nella sua conformazione originale. Vediamo le turbine, tutti i macchinari sono rimasti al loro posto. Abbiamo individuato una serie, quindi ecco, scusate, l'associazione ci coinvolse per
realizzare una serie di, la richiesta, il tema era quello di realizzare una serie di sedute, no? di attrezzare delle aree di sosta, e noi ci siamo approcciati in questo modo, insomma, ci sembrava riduttivo realizzare delle, diciamo così, delle semplici panchine, per cui abbiamo pensato di realizzare quelli che abbiamo definito dispositivi che oltre ad assolvere all'aspetto funzionale della seduta, della sosta, ci permettevano di, diventano dei dispositivi di mediazione, no? Li abbiamo definiti così, tra il fruitore e il paesaggio oppure la struttura storica del canale. Quindi in questo modo abbiamo cercato di mettere in evidenza alcuni aspetti significativi e di far sì che l'attraversamento di questo percorso, oltre agli aspetti storici e naturalistici, potesse diventare anche suggestivo nell'interazione con questi manufatti. Quindi il primo intervento l'abbiamo organizzato, previsto subito nel punto di partenza del percorso. Qui vediamo la presenza di questa scala che permette di raggiungere la quota del superiore del canale, e accanto a, questa scala è stato realizzato, cioè troviamo, vediamo che una superfettazione è stata realizzata negli anni 50 a servizio dell'acquedotto. Qui riprendo l'aspetto di prima, in cui l'infrastruttura storica è ricca di attenzione, di cura, di dettagli, mentre vediamo come un'infrastruttura realizzata in un'epoca più recente, quindi a più di 50 anni di distanza dalla preesistenza, si è inserita lì senza nessun tipo di pretesa, senza nessuna relazione con la preesistenza. Questa è una foto scattata dalla copertura piana, dalla solettina di questo piccolo volume, da qui intravediamo, anche se non è molto chiaro, il ponte canale sul Rio Casarile, che ha un'arcata notevole di circa 30 metri, insomma, notevole almeno per questo tipo di struttura, di infrastruttura. Qui l'intenzione era quella di realizzare intanto di mettere in sicurezza e di proteggere questo spazio, visto che non aveva protezioni ai margini, e di creare un piccolo spazio raccolto per organizzare le escursioni e far partire le visite guidate. Quindi abbiamo installato queste staffe in ferro, le abbiamo rivestite con della rete elettrosaldata. Qui vediamo appunto questa copertura delimitata e quindi messa in sicurezza. E qui vediamo il manufatto, il volume avvolto da questa griglia. Questa griglia, che se notate, insomma, se si intravede, non so se è chiaro, si vede questa sorta di piega delle staffe, che cerca invece di mettere in relazione questo volume con le forme dei contrafforti in pietra del canale. Questa rete abbiamo intrecciato gli sclavos. Gli sclavos è un termine qui locale e sono dei pezzi di legno, dei bastoni che vengono portati a valle dalle piene nei torrenti. Questi bastoni, con la forza dell'acqua, li fa urtare sulla roccia, sulle pietre, vengono scortezzati e quindi hanno una forma appunto di osso, e vos nella nostra lingua più significa appunto osso. Questi elementi, questi bastoni hanno un'importanza notevole per le nostre comunità, ma credo per la nostra comunità, ma credo per tutte le comunità che affacciano su un fiume, su un torrente, perché nelle epoche passate, quando c'era situazione di povertà, di miseria, venivano raccolti appunto dai torrenti, utilizzati come legna da ardere. E quindi la natura, no, che in qualche modo ritorna come per i Dals ad aiutare, a sostenere le popolazioni. Avevano un'importanza così notevole che alcuni poeti addirittura hanno dedicato questi sclavos, a questi bastoni, delle poesie. Qui vediamo il confronto tra questa tessitura in legno e la più morbida, no? E la parete in pietra del canale.
E qui vediamo il volume rivestito che va a sfrangiarsi, a diradare verso l'alto. E qui notiamo appunto anche qui la relazione, no, la forma tra il canale, il muraglione, i contrafforti e il nostro intervento. E questo è il volume visibile quando si arriva nel luogo. Qui la relazione va con, appunto, come dicevo prima, per gli sclavos, la relazione va all'acqua, la forza dell'acqua. Questo volume si colloca infatti in asse con la galleria, e quindi l'immagine che volevamo trasmettere è di questa massa legnosa spinta fuori dalla galleria, dalla forza, dalla potenza dell'acqua. Qui siamo lungo il percorso. La proprietà, quando installò questi parapetti, individuò alcuni slarghi sopra dei contrafforti, e noi siamo intervenuti su due di questi, abbiamo definito appunto Belvedere. Qui entra il tema, no, della mediazione tra noi e il contesto, quindi in questo caso, nel primo caso, tra noi e il paesaggio, la pianura, mentre nell'altro caso la relazione tra il fruitore e il manufatto storico. Quindi il tema qui era quello di realizzare dei cannocchiali che abbiamo, diciamo così, realizzato con dei profili in ferro, che necessitavano ovviamente di un supporto. Supporto che abbiamo realizzato in legno, lasciando un lato in legno naturale, mentre un lato l'abbiamo carbonizzato, e dopo spiegheremo per quale motivo. Ecco, qui vediamo il cannocchiale con il suo supporto. E qui vediamo l'elemento installato. È installato su un piccolo telaio in angolare di ferro, fissato al parapetto che ci siamo ritrovati lì. Quindi da un lato la parte carbonizzata, da un lato la parte in legno naturale, e qui lo vediamo in relazione al paesaggio. Quindi, è quasi una provocazione, nel senso che quando attraverso un percorso, magari così anche distrattamente, rischi di non cogliere alcuni particolari, se invece ti soffermi a guardare all'interno di una fessura, è possibile, appunto, devi concentrare, no? Devi concentrare il tuo sguardo, e quindi riesci sicuramente a cogliere alcune particolarità, alcuni dettagli del contesto. Una relazione sempre con il percorso, e questo è il secondo cannocchiale. Anche qui vediamo il ferro, il legno, legno naturale, legno carbonizzato, e qui la relazione di questo dispositivo va con il ponte canale che abbiamo intravisto nell'immagine prima di successiva al cantiere, che si intravede sotto lì nella penombra del bosco. Quindi l'intenzione era quella di mettere in evidenza questa particolarità della costruzione, e il foro più basso è ad altezza di bambino, affinché anche i fruitori più piccoli possano interagire con il contesto. Ecco, qui è evidente il motivo della scelta, insomma, di voler carbonizzare un lato, perché mentre percorriamo il percorso da nord a sud, e quindi abbiamo il sole verso di noi, la parte in legno l'abbiamo lasciata al naturale, che va quindi a sfumare. Ecco, ritorno sull'immagine precedente, va quindi a sfumare con la luce appunto naturale. Invece il lato carbonizzato, quindi percorrendo il percorso da sud a nord, va a confondersi, ad amalgamarsi con l'ombra del bosco.
Questo è un atteggiamento che non vuole essere un atteggiamento di mimetismo, ma vuole essere un atteggiamento un po' di attenzione, no, nei confronti del contesto. E riteniamo che se la proprietà avesse adottato un sistema analogo al nostro nella realizzazione di questi parapetti, probabilmente il loro impatto sarebbe stato più accettabile. Questo è l'ambito del bacino di calma, il cui toponimo è Torondogna, quindi forma rotonda, circolare. Qui il percorso si apre, si amplia la vista verso il paesaggio circostante, e quindi il tema di questo grande lago vuoto, che sembra quasi la cava, no, di un antico teatro, e quindi il tema è quello del palchetto, no, della piattaforma che viene utilizzata per momenti di relax, picnic, per una sosta quando si percorre il sentiero naturalistico, oppure, come è anche accaduto, per eseguire alcuni piccoli eventi culturali. Quindi qui ci si può sedere, ci si può stendere, in qualche modo lo spettatore, no, che sale sul palco e affaccia su questo palco che affaccia su questa scena naturale, insomma, molto suggestiva. Qui vediamo la piattaforma, dettagli molto, cioè, un elemento molto semplice, però c'è sempre questo dettaglio della luce e questo taglio, no, tra il piano e il fianco, che vediamo meglio in queste immagini. Quindi questo stacco crea una leggera ombra che sembra quasi sostenere, sembra che questo manufatto sia sollevato dal suolo, no? E anche qui, insomma, ritorna un po' il tema dell'attenzione, no? Di porsi in contesto con delicatezza. Queste sono comunque tutte strutture, ovviamente reversibili, che rimosse non alterano in nessun modo il contesto. Ecco, questo è un punto nodale, il punto in cui il percorso in sicurezza sul muraglione devia e scende quindi da sopra, come abbiamo detto prima, ai piedi della struttura, ed è un incrocio importante anche con il sentiero CAI che porta nella montagna circostante, arriva fino a 1500 metri di altitudine, ed è un sentiero molto frequentato durante tutto l'anno. Qui l'obiettivo era quello di realizzare una seduta, visto che siamo anche in prossimità del parcheggio, e quindi chi scende dal sentiero CAI ha la possibilità di sostare un attimo, riposare prima della partenza. Allo stesso tempo dovevamo garantire o quantomeno mitigare la possibilità di non percorrere, di non continuare la parte di canale non in sicurezza, e di conseguenza per cercare di eliminare anche questa segnaletica un po' fastidiosa della manina che ti vieta la percorrenza da quel lato. E anche qui abbiamo realizzato una seduta in ferro e legno, con queste tavole in legno incassate all'interno di un piccolo telaio in angolari. Vediamo sempre lo stacco dato da questa fascia nera d'ombra, no? Questa ombra tra il nostro intervento e la preesistenza in pietra. Anche qui abbiamo carbonizzato lo schienale per far quasi scomparire, per alleggerire, no, la presenza di questo manufatto, soprattutto per chi scende dal sentiero CAI. Vediamo il lato interno, è caratterizzato da questo fianco, che è composto da un angolare in ferro, che sale, frena, come vediamo qui, crea questa sorta di barriera per non poter andare oltre, e questa forma trapezoidale dà anche la direzione, no, del cambio di percorso. Questo è l'ultimo punto: dal sentiero nel sottobosco dobbiamo risalire per raggiungere la quota della vasca di carico, e c'è la necessità di superare un piccolo dislivello. Abbiamo fatto con questa scaletta, utilizzando le tavole di recupero
di scarto dalla lavorazione della piattaforma. Questa scala un po' massiccia, ma l'intenzione era proprio quella appunto di creare questo elemento, in questo angolo, questo elemento anche pesante, no? Per rapportarlo alla massa della costruzione esistente, e allo stesso tempo abbiamo quindi sovrapposto queste tavole proprio per evocare, no, il senso della stratificazione, della costruzione a strati dei conci in pietra di questa infrastruttura. Mi fate un cenno se avete visto tutto, se ci sentite. Se... Sì, tutto a posto. Va bene, grazie. Ecco, quindi adesso vediamo il primo workshop effettivo che abbiamo organizzato e coordinato. Siamo a Cimolais, quindi in Alta Valcellina, nel 2016. Questo è l'abitato di Cimolais, è un piccolo paese, come potete vedere. Si trova, e qui l'orografia è chiara, proprio al centro, su questa piana circondata da montagne, che hanno una quota insomma, rilevante. Accanto vediamo il torrente Cimogliana, che dà nome all'omonima valle, appunto la Val Cimogliana, che entra e si sviluppa per 15 chilometri, e al termine di questa valle è possibile raggiungere con un paio d'ore di escursione il campanile di Val Montanaia, che è una torre di roccia che dà riconoscibilità alle nostre montagne, alle nostre Dolomiti, ed è meta, anche l'intera valle in realtà, è meta di molti escursionisti, di molti arrampicatori. Questo appunto torrente Cimogliana non ha un regime, diciamo così, costante, si alimenta più o meno a seconda dei periodi di pioggia, periodi di disgelo, e quindi questa sua conformazione, affinché appunto il paese fosse protetto da questa diversificazione, no, del suo regime, sono stati realizzati una serie di manufatti, di repellenti, di argini che vediamo ortogonali appunto al torrente. Il nostro intervento lo abbiamo localizzato sull'argine evidenziato in rosso. È questo, questo argine delimita, il posto di limitazione di un parco verde, un parco urbano molto utilizzato durante la stagione estiva. L'aspetto interessante di questo manufatto era questa frattura, no, che vediamo. Quindi, come dicevo prima, questi argini realizzati per cercare di contenere l'acqua, in realtà noi possiamo cercare di contenere la natura, però in realtà quando la necessità si prende correttamente i propri spazi, e durante una piena è stata erosa il basamento di questa costruzione fino a portare al collasso della stessa. Questi argini sono realizzati in grandi massi di pietra e calcestruzzo. Il tema qui era quello di realizzare un belvedere che avesse la funzione appunto di architettura quasi a presidio del paesaggio, ma anche, come vedremo dopo, di architettura riparatrice di questa frattura. Ecco, qui vediamo alcuni momenti della discussione, delle prime discussioni, della fase progettuale. Quindi, come diceva Giorgio, si ragiona attorno ad un pezzo di carta, tutti assieme, con penna, matita, sin dai primi schizzi, fino ad arrivare, come vedremo dopo, allo studio di alcuni dettagli. E qui vediamo le prime fasi realizzative. Questo laboratorio si inseriva all'interno di un festival di land art, per cui abbiamo tentato come primo approccio di fondere assieme, di mettere assieme le due discipline, e quindi raccogliendo dei rami, delle ramaglie nel bosco circostante, le abbiamo messe assieme a creare questa sorta di onda vegetale che impatta sull'argine, lo,
lo frantuma e sale verso l'alto, no? Quasi ad evocare il momento della rottura, della frattura di questo manufatto. Ecco, qui un momento di sosta durante le fasi realizzative. Ecco il contesto di intervento, diciamo, secondo noi è molto, molto interessante, molto affascinante. Qui mani di architetto sporche di polvere che, come dicevamo prima, un'utilità non da poco, anche perché si prende, come vedete, dal cerotto qualche scheggia e quindi si impara veramente come funziona la materia e ti permette di gestire, no? Di saper domare in qualche modo l'interazione con essa. Qui ancora delle fasi costruttive, la struttura inizia a prendere forma, vediamo queste listellature in verticale, questi tag che crea, genera queste ombre, no? Quindi ritorna il rapporto con la luce. Qui un'immagine, no? Che mette assieme i due elementi, quindi l'onda, diciamo così, chiamiamo così vegetale, no? Che sale. E la struttura, la nostra architettura sopra l'argine. E qui quindi vedete alcuni schizzi di studio, no? Di alcuni dettagli, per cui è chiaro che non abbiamo tempo non abbiamo il tempo durante questi laboratori per studiare insomma, particolari diciamo, dettagli insomma, di un certo tipo, e quindi anche l'attrezzatura che abbiamo a disposizione non ci permette di eseguire magari determinate lavorazioni, però cerchiamo sempre comunque di arricchire, insomma, di lavorare magari su pochi elementi che però diventano significativi. Qui vediamo come la listellatura, abbiamo intravisto prima e sarà ben più chiaro dopo nelle immagini seguenti, che va a formare quasi una sorta, a dare quasi volume, no? A questa struttura che in realtà è una seduta, quindi non ha consistenza, e questa listellatura, appunto, oltre ad assolvere questo aspetto, diventa sostegno per i listelli inclinati che portano lo schienale. Vengono anche qui, alcuni si sì, hanno creato questa sorta di piccolo cavedio, no, sul retro dello schienale, sul retro del manufatto. Anche qui vediamo. Questi giochi di ombre, di luce e ombra che caratterizzano questo manufatto che è esposto al sole era esposto al sole, dopo vedremo perché, durante tutta la giornata, durante tutto l'arco del giorno, e quindi queste ombre creano anche un disegno suggestivo poi sulla struttura, sull'architettura. Ora qualche dettaglio. E questo è il manufatto realizzato in rapporto al contesto. Questo si compone da questa struttura, questa seduta, volutamente l'abbiamo rivolta con le spalle verso il fiume, per cui potevi osservare le montagne. Senza vedere il torrente, scusate, però potevi percepire il suono dell'acqua, quindi questa era secondo me una suggestione interessante, solo che nella parte poi terminale, che affaccia verso nord, verso le montagne, la seduta si apriva a 180 gradi e permetteva un utilizzo diversificato. Questa listellatura, quindi come dicevo prima, crea una sorta di volume, no? Questa sorta di avamposto che risultava visibile anche a distanza, e allo stesso tempo cercava una relazione, no, con le montagne circostanti, no, con le creste, con le inclinate dei pendii circostanti. Questa è un'immagine del torrente, quindi quello che spero dicevamo prima dell'architettura riparatrice, infatti collegando idealmente le parti sommitali degli stelli, portando una retta, si riconfigurava l'inclinata, la forma inclinata originale che aveva questo argine. Quindi il tema è quello
dell'architettura che va in qualche modo a rievocare, no? Questo evento e a sensibilizzare verso gli aspetti appunto dell'interazione tra uomo e natura. Qui vediamo appunto sempre un'immagine dal torrente, notiamo questo parallelismo perfetto con le montagne, che in realtà è stata pura casualità, però insomma, diciamo che in foto tornava bene. Ecco, notiamo anche qui. Questa immagine ci piace molto perché si intravedono, no, queste ombre proiettate, le ombre degli stelli proiettate sull'argine, sembra quasi che questa ombra vada a cucire, no, a legare i due manufatti. In più era interessante questa suggestione con questi giunchi, no, che non sono molto, molto fitti, molto folti e permettevano di creare un ambito abbastanza raccolto, riservato. Non l'abbiamo detto prima, però queste sono tutte architetture ovviamente effimere, va da sé che non possono durare in eterno, anche se devo dire che ogni volta ci affezioniamo molto, perché sono frutto di 5 giorni intensi di lavoro, ma anche di rapporti tra persone, insomma, rimane sempre un bel ricordo, però insomma, chiaramente non possono durare in eterno. E questo intervento in particolare, durante la tempesta Vaia dell'ottobre 2018, che sicuramente conoscete, che ha visto la devastazione delle foreste, di parte delle foreste del Triveneto, durante le piogge intense, appunto, il torrente, la forza dell'acqua del torrente ha completamente devastato l'argine e ha di conseguenza portato altrove anche il nostro intervento. Ecco, questo è un ulteriore lavoro, il mulino sotto di riva, siamo a Tramonti di Sotto, quindi in Val Meduna, come accennavo prima, il Cellino e il Meduna che formano questa V dall'alto, e noi abbiamo lavorato sulle due valli. Qui siamo appunto, in rosso abbiamo evidenziato quella che era la roggia dei mulini, una roggia in pietra realizzata verso il 300-400, sulla quale insistevano 4 mulini e una piccola centralina idroelettrica realizzata nel 900. Mulini realizzati tra il 600 e il 700. Solo uno di questi è stato quello più a nord, è stato recuperato da un privato e trasformato in abitazione, e gli altri versano in stato di abbandono. Noi siamo intervenuti nel mulino posto più a sud, più in basso, che si colloca lungo il percorso che collega l'area, appunto vediamo il torrente Meduna, l'area attrezzata, l'area attrezzata quindi per il picnic, per lo svago durante la stagione estiva, e l'area del campeggio con l'abitato di Tramonti di Sotto. Quindi se questo si intravede questo segno in grigio di questa mulattiera che collega i due ambiti. Anche qui l'aspetto, abbiamo deciso di intervenire in questo luogo, in questo punto, l'abbiamo deciso noi, non era stato posto in questo caso tra i temi dell'amministrazione, ma la richiesta era solo quella di realizzare appunto un laboratorio di autocostruzione. E durante un'escursione preparatoria appunto al laboratorio abbiamo individuato questo luogo, ci siamo appassionati, abbiamo cominciato un po' a studiare, a capire, abbiamo scoperto questa cosa. Per cui diciamo l'aspetto interessante di queste attività sono anche queste per noi, perché non è solo appunto realizzare qualcosa, passare del tempo in compagnia di altri amici, colleghi, ma appunto è quello di scoprire delle peculiarità del nostro territorio che seppur a 40 minuti di auto magari non conoscevamo, no?
Questo è il contesto di intervento, simile per certi versi a quello che abbiamo visto prima della Val Cimoliana. Qui c'è una montagna più boscata, un po' più selvaggia. E queste sono le foto del primo sopralluogo, no? La scoperta come accennavo prima, del luogo in cui appunto intervenire. Abbiamo intravisto tra le fronde della pietra, un mucchio di pietra, ci siamo addentrati, poi quest'area è stata successivamente ripulita, abbiamo ritrovato appunto, abbiamo scoperto questo manufatto, abbiamo iniziato a studiarlo e girando attorno abbiamo notato appunto il foro, come vedremo dopo, della pala dalla quale usciva l'albero, insomma, che permetteva di far girare la pala ed è presente ancora una porzione della roccia, quindi abbiamo intuito appunto che fosse si trattasse di un mulino, poi approfondendo, infatti è stato così. Questa è l'area ripulita, quindi già il gesto della pulizia ha permesso di riportare alla luce queste rovine, di riportare alla luce la memoria di questo luogo, che è questo spiazzo che, diciamo così, trova al centro questi tre frassini che abbiamo mantenuto, conservato. Ecco, qui intravediamo, no, il foro della pala, il tracciato della rosa con la pietra, quindi era una rosa costruita in questo caso in pietra, vediamo a sinistra ricoperta di muschio. Ecco, questo è il materiale che avevamo a disposizione, cerchiamo sempre anche qui di innescare delle relazioni con le aziende locali, quindi non andiamo a recuperare il materiale al magazzino edile, ma cerchiamo di coinvolgerle lo dico chiaramente, motivi di sponsorizzazione, ma anche per coinvolgere appunto in questi processi che riteniamo insomma importanti anche per le aziende locali. In questo caso la collaborazione era con la filiera legno del Friuli Venezia Giulia, in cui alcune aziende hanno messo a disposizione un po' di materiale. Mentre nel workshop che vedremo successivamente, il rapporto era con PFC Italia. Alcune fasi della progettazione, ognuno ha le proprie modalità, disegna in un modo, chi prende appunti, chi organizza schemi, insomma, però poi tutto confluisce in un dibattito comune. Anche durante la fase realizzativa, come vediamo qui, chiaramente, come dicevo prima, non possiamo studiare in poco tempo molti, molti dettagli, per cui magari accade che durante la costruzione si rende necessario fermarsi un attimo e capire come gestire anche dal punto di vista progettuale alcuni aspetti. Qui le fasi realizzative e questo è il manufatto concluso. Abbiamo appunto realizzato anche qui una piccola piattaforma per alcuni eventi culturali, visto che in questo paese, Tremonti di Sotto, abbiamo organizzato durante la stagione estiva diversi festival musicali molto frequentati, e qui il mulino fa da fondale a questo piccolo spazio, a questo piccolo palco. I tre alberi, diciamo così, la nostra architettura appunto avvolge questi tre alberi che, come vediamo da questa foto, determinano poi il passo delle tavole poste in verticale che ci permettono di aumentare, no, il piano di imposta di questa struttura. Quindi le tavole che si sono più ravvicinate in corrispondenza degli alberi, quindi gli alberi determinano questa misura, mentre nel resto insomma c'è un diradamento, un allargamento. Anche qui vediamo il basamento rientrare, quindi questa piattaforma, questo elemento idealmente si solleva dal suolo. Mentre la parte superiore, la misura è data dalla tavola che fa 4 metri, la tavola standard, e quindi abbiamo impiegato il materiale nella sua senza incorrere in scarti.
Ecco, qui vediamo bene, no? Questi elementi verticali. Anche qui il gioco con l'ombra, quindi delle parti più soleggiate, delle parti in ombra. Questo manufatto si colloca nelle adiacenze dell'area attrezzata, quindi diventa, qui appunto c'è molta gente, molta confusione, quindi diventa uno spazio un po' più riservato per chi vuole stare in tranquillità. Alcune foto di dettaglio che qui della relazione, seppur diciamo così, basica con gli alberi esistenti al centro, e qui la distanza con il mulino. Potevamo agganciarci, no? Avvicinarci al mulino, però anche in questo caso abbiamo voluto legare idealmente il nostro manufatto alla natura, a questi alberi, e mantenere una distanza di rispetto verso questo fondale in pietra. Qui intravediamo l'intervento posto realizzato all'interno del mulino con questa listellatura molto leggera che sembra veramente piegarsi, no? Nei confronti della massa. Della muratura in pietra, però questo aveva una valenza simbolica, no? Questo è un gesto, quello di quasi tenere in equilibrio questa pietra, di conservare la memoria di questi luoghi, cercando di cerchiare idealmente con questi listelli questi elementi in pietra e di mantenerli in equilibrio. Questi listelli che poi tendono ad uscire, no? E ad agganciare e sostenere questa pietra in bilico. E anche qui il gesto è quello di evocare un po', quindi dare una suggestione di cosa accadeva all'interno di questo manufatto. Quindi abbiamo inserito questi due listelli nel foro dell'albero, appunto, teneva la pala e quindi ad evocare insomma la funzione del mulino. Questa è un'immagine dei partecipanti, persone mai viste prima, 5 giorni prima mai viste, poi diventano quasi migliori, sostanzialmente migliori amici, no? Cioè, si creano dei legami forti, insomma. Questo è un aspetto interessante. Alcuni hanno partecipato più volte anche ai workshop, quindi c'è anche questa passione, questa voglia di rincontrarsi, no? Ecco, questo è l'ultimo intervento che vedremo, che vi illustra la Giorgia. È realizzato appunto nel 2018, poi nel 2019 è stato un anno di pausa, dovevamo riprendere nel 2020, però per fatti noti a chiunque ci siamo fermati. Speriamo presto che le condizioni possano migliorare per riprendere questa attività, anche perché altrimenti dobbiamo limitarci a fare piccole architetture in giardino per mantenersi allenati, e quindi insomma abbiamo voglia di ripartire anche noi. Come avete visto, si chiama architettura per il volo. Ci troviamo a Monte Valinis ed è una cima particolare perché presenta una caratteristica perfetta per chi pratica il volo libero, ovvero vola con il parapendio o con il deltaplano. Infatti qui in base a diverse condizioni meteo e anche di orario si ha un vento favorevole che arriva da sud e quindi questo permette ai piloti di poter decollare da questo punto. Inoltre è una meta molto frequentata anche dagli escursionisti perché, come potete vedere, permette di godere di una vista privilegiata verso la pianura. Privilegiata, a mio avviso, anche molto affascinante. Quello che vedete, quella traccia bianca che vedete nella pianura, è proprio il torrente Meduna di cui parlava prima Hermes. Qui
Questo ambito è conosciuto già dai primi anni del Novecento e la scoperta di questa caratteristica si deve ad un personaggio fondamentale e che ha permesso quindi di dare avvio, cioè ha permesso di far sì che questo luogo diventasse nel tempo meta riconosciuta a livello mondiale per la pratica del volo libero, tant'è che nel 2019 è stato uno dei punti di decollo dei mondiali di deltaplano. Inoltre, qui si trovano spesso scuole di volo perché le caratteristiche di questa montagna, di questo punto di decollo, permettono anche ai principianti di imparare a prendere confidenza con il mezzo e poi imparare proprio a volare, a planare nelle campagne che vediamo sotto. E diventa fondamentale poi questo rapporto che dicevo all'inizio, cioè di questa campagna, di questa parte piana che va a scontrarsi direttamente con l'alzato delle montagne, perché gli istruttori si posizionano proprio a valle rispetto al Monte Valinis e dal basso, dalla campagna, possono guidare i piloti a muoversi e a fare delle manovre in volo. E quindi quello che dicevo prima, dobbiamo la conoscenza di questo luogo a Zanier. Era un giovane che abitava, nato nei pressi di Monte Valinis, nel paese di Clauzeto, nei primi anni del Novecento. Già da piccolo viene mandato a Venezia in collegio a studiare ebanisteria, si specializza quindi in questa pratica ed è sempre stato appassionato di volo. È fortunato perché a Venezia vede i primi idrovolanti e da qui nasce la sua passione, tant'è che una volta finite le scuole ricerca una mansione, un lavoro peraltro è anche molto fortunato perché riesce a trovare a Milano un impiego presso l'ufficio tecnico aeronautico di una nota impresa. Qui quindi si avvicina sempre di più al tema del volo, dell'aeronautica, e tant'è che anche la possibilità di frequentare dei corsi di volo a vela e prendere un brevetto per gli avianti. Dopodiché la passione è sempre più forte e cerca di entrare nella reale aeronautica, ma viene scartato perché la commissione medica reputava che avesse un problema fisico al cuore e quindi demoralizzato cerca di riscattarsi. E quindi il suo obiettivo diventa un altro, diventa quello proprio della sua volontà, quella di costruire un aereo. Ritorna nel suo paese di origine e a Meduno gli viene concesso la possibilità di utilizzare la scuola di disegno presente proprio nel paese di Meduno per progettare e realizzare materialmente il velivolo che vedete in foto. È aiutato dagli studenti della scuola di disegno, da parenti ed amici, ma deve la sua raggiungimento di questo obiettivo all'ingegnere Brovedani, sempre di Meduno, e all'ufficiale Scarton, che gli insegnò a volare. L'ingegnere Brovedani fu un elemento fondamentale per la riuscita della sua impresa perché gli diede sia un aiuto finanziario e economico, ma anche molte suggestioni dal punto di vista tecnico che lo portarono proprio poi ad arrivare alla realizzazione di quello che vedete. L'ufficiale Scarton, invece, oltre sì, sempre a occuparsi dell'aspetto costruttivo dell'aereo, invece fu fondamentale perché gli insegnò a volare, a pilotare un aereo senza l'utilizzo del motore. Quindi, prima di poter prendere il volo con questo mezzo che lui aveva realizzato, Scarton lo portava con sé in aereo. Ad un certo punto, a 1000 metri o di più, spegnevano il motore e Zanier era portato a pilotare, quindi far decollare l'aereo, solo seguendo le correnti d'aria. E dimostrò da subito questa capacità.
Finalmente riesce a realizzare il suo prototipo, però arriva il momento di prova. Lo portano nelle campagne di Meduno e grazie ad una corda elastica viene lanciato, viene fatto planare per qualche centinaio di metri nelle campagne libere e vedono che l'aereo funziona, prende il volo. Però per poterlo utilizzare doveva essere anche collaudato, quindi viene portato a Campo Formido nel campovolo, qui viene trainato da un aereo e poi sganciato e nonostante il brutto tempo di quel giorno l'aereo passa il test e viene collaudato. Inoltre Zanier riesce anche a dimostrare le sue abilità proprio nel manovrare, nel dirigere questo mezzo. Una volta preso il brevetto, doveva riscattarsi a tutti i costi, quindi cosa fanno? Decidono di provare a farli prendere il volo dalle cime circostanti di Meduno. Il velivolo viene completamente smontato, portato a spalle dagli studenti della scuola di disegno fino alla cima di Monte Valinis. Questo perché non c'era all'epoca una strada che collegava l'abitato ai 1000 metri della cima del monte. Una volta arrivati in monte, chiaramente lo riassemblarono e arriva il momento di prendere il volo. Ebbene, sotto lo stupore di tutti e anche dei cittadini che stavano nella campagna sottostante, il velivolo riesce a prendere il volo, riesce a fare anche un bel giro sulla campagna circostante e poi a planare senza difficoltà nelle campagne. E con questo fatto che lui dimostra di essere abile in questa pratica, tant'è che ritenta la possibilità di entrare nell'aeronautica militare e questa volta ci riesce. Quindi la stessa commissione medica che all'epoca lo aveva scartato, questa volta lo accetta e lo abilita. Fatalità vuole che però, una volta arruolato, beh, innanzitutto riuscì a dimostrare le sue capacità, era uno dei migliori piloti del suo commilitone, era anche in grado di fare delle manovre complicate che non adatte a tutti. Però la fatalità lo portò a dover combattere la guerra di Spagna e a perdere la vita proprio in un combattimento aereo. E quindi è per questo motivo che questo personaggio diventa fondamentale per Monte Valinis e anche punto focale come tema per il workshop. Infatti noi abbiamo proposto ai partecipanti di sì rapportarci al paesaggio, ma tenere sempre presente ed evocare la memoria di questa figura. E qui vediamo i ragazzi all'opera. Certamente siamo in alta montagna, era il mese di aprile, quindi ci siamo dovuti confrontare con una meteo avverso, si passava dalle maniche corte alle giornate di sole a dover utilizzare il berretto di lana. Oltretutto tenete conto che qui c'è sempre un vento costante, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, in questa immagine vediamo il contesto con il quale ci siamo rapportati, c'erano ancora le cime, questo deve essere il Monte Cavallo, ancora innevate. Il progetto quindi si rapporta al volo, al velivolo e lo fa attraverso delle forme aerodinamiche. Siamo riusciti quindi a realizzare due opere che vanno a dare una maggiore fruizione di questo luogo a chi lo frequenta. Ripeto, è un luogo veramente frequentato da diverse categorie di fruitori, da chi fa trekking, da chi appunto pratica il volo libero, a chi raggiunge, perché attualmente c'è la strada in macchina, questo luogo per poter godere della vista e quindi si rendeva necessario avere dei punti di appoggio per la sosta. E questo è quello che è nato dai nostri ragionamenti, ovvero due sedute in due punti con un certo dislivello tra di loro, con delle forme che appunto vanno a richiamare il velivolo costruito da Zanier, ma anche proprio l'aerodinamicità del volo.
Questo è quello più basso dei due manufatti e lo vediamo in uno dei tre lati, e questo lato qui è una nicchia che ha una funzione alla fine anche molto importante, perché innanzitutto può essere utilizzata per poter appoggiare le sacche dei parapendii, ma dall'altro lato ti permette anche ai fruitori di proteggersi dal vento, quindi diventa una sorta di punto di raccolta e di protezione da queste condizioni che spesso sono anche fastidiose. La piattaforma, quindi, come dicevo, a forma triangolare, è utilizzabile in tutti i tre lati, qui lo vediamo dal lato opposto, e sempre per mettere in relazione il nostro intervento con il paesaggio, lo schienale è stato realizzato con i listelli. Da un lato per creare sempre questo gioco di luci ed ombre, dal lato perché salendo verso la cima, verso l'altro elemento, la listellatura non blocca la vista, ma anzi c'è una permeabilità visiva. Diciamo che in questo lato, sedendosi in questo lato, è possibile cogliere e osservare i piloti in partenza, e quindi sedendosi in tre lati diversi si hanno delle viste diverse. Dove vediamo le persone sedute è possibile godere della vista verso la campagna. Nel lato della nicchia di cui vedevamo prima, quindi dietro a questa immagine, sedendosi lì è possibile godere invece della vista sulle cime. Inoltre era fondamentale in questo luogo costruire dei punti di sosta, perché credetemi, quando si sta lì a contemplare i piloti in volo, viene veramente voglia di prendere e salire all'istante, perché l'immagine che evocano, la vista che si ha di questi elementi leggeri, di questi puntini nel cielo, è veramente affascinante. Vediamo un'immagine scattata proprio durante i mondiali. Questo è un parapendii, è un deltaplano, gli altri erano dei parapendii, e vediamo come la nostra piattaforma è utilizzata proprio in pieno regime, ovvero la nicchia di cui parlavo prima contiene una sacca, una vela vera e propria, e le persone appunto sfruttano gli altri lati, godendo proprio della vista di cui parlavo prima. Questo è l'altro manufatto che si trova più a monte ed è un punto particolare. Quello che vedete, quell'elemento verticale bianco e rosso con quel cono spinto dal vento, è una manica a vento ed è fondamentale per i piloti, perché appunto gli permette di capire da in che direzione sta tirando il vento. Infatti, se quella manica a vento fosse sgonfia o fosse tesa dall'altro lato, il pilota non avrebbe le condizioni per poter decollare. E quindi in questo punto qui ci siamo posti, sempre con questa piattaforma, questo belvedere che ha una vista ancora più privilegiata rispetto all'altro, sempre con il principio appunto di forme aerodinamiche e della permeabilità visiva. Lo vediamo preso dal basso, quindi questa listellatura che permette quindi di vedere oltre, e queste forme sempre appuntite che seguono, che sembrano quasi modellate dal vento, che danno slancio. Qui il rapporto tra i due entra sempre in gioco il rapporto con la luce. Questa, per esempio, è una foto scattata appena dopo l'alba, e quindi anche durante il giorno ci sono delle ombre che si proiettano su se stesse o sul paesaggio circostante. Queste invece vedremo due foto scattate l'inverno scorso, quindi trascorsi un po' il tempo, e vediamo come i materiali lasciati nella loro finitura naturale cambiano nel tempo e in qualche modo vanno a reinterpretare anche il cambiamento che il luogo subisce in base al cambiamento delle stagioni. E oltretutto il fatto che anche il legno subisca questa mutazione permette di uniformarsi, di andarsi ad integrare maggiormente, secondo noi, al contesto. E qui vediamo un'altra immagine del tempo dopo. Volevamo lasciarvi con questa immagine per dire che le nostre architetture alla fine non sono
sfruttate solo dagli dagli umani. umani, ma fa piacere anche che poi ci sia qualche animale Che le che le apprezza. apprezza, le usa. Ecco, noi avremo finito il nostro intervento.